per delinquenti e clandestini! È finita la festa! Hai fermato l'invasione! Hai tergito la rotta ai barconi! E per questo sta attaccato da sinistra, dall'Europa e perfino dall'ONU! Ma la gente è con lui! Lui non è solo! Lui siamo con lui! Bondide è con lui! I padri sono con lui! La gente onesta è con lui! Facciamogli sentire tutto il nostro affetto, tutto il nostro calore, popolo di partita! Ecco il ministro degli interni, Roberto! Mollare mai. I temi della sicurezza sono temi importanti che ci toccano tutti, che ci toccano tutti i giorni, non sono cose astratte, non è filosofia. Si tratta di problemi che spesso purtroppo entrano nelle nostre case sotto forma di aggressioni, sotto forma di violenze. Ecco, questi temi noi li abbiamo affrontati quando siamo andati al governo da subito con dei provvedimenti molto chiari, molto precisi e molto forti, provvedimenti che sono stati subito contestati naturalmente dalla sinistra amica dei clandestini, dalla sinistra che vuole l'immigrazione selvaggia, ma non ci siamo fatti impressionare, non ci siamo fatti impressionare dalle loro accuse, dai loro insulti. Hanno messo in moto tutto il mondo, le istituzioni europee, diffondendo informazioni false, dipingendoci per quello che non siamo, come dei razzisti che vogliono cancellare i diritti. Noi vogliamo affermare i diritti dei cittadini a vivere in modo sicuro a casa loro. Vogliamo mettere in galera i criminali, vogliamo bloccare i clandestini nelle sponde dei paesi da cui vengono, vogliamo che non arrivino più. Abbiamo preso dei provvedimenti molto importanti, ma come diceva il nostro grande capo Umberto Bossi, non basta fare le leggi, bisogna poi applicarle, e vi assicuro che non è stato facile in questi mesi. Abbiamo avuto contro tutti, abbiamo avuto contro i giornali, io ho dovuto mordermi la lingua decine di volte per non rispondere alle accuse. Ci hanno accusato addirittura di essere peggio di Hitler, di fare le leggi razziali. È tutta gente che voleva una sola cosa, voleva che la Lega fallisse nella sua azione di governo di contrasto alla criminalità di ogni tipo. Ebbene, abbiamo resistito, resistiamo, continueremo ad andare fino in fondo, finché ci sarà in giro un clandestino, noi non molleremo, finché ci sarà in giro un criminale, noi non molleremo. Abbiamo fatto tante cose importanti, devo davvero ringraziare Umberto Bossi, perché senza il suo sostegno molte delle cose che abbiamo fatto non saremmo riusciti a farle. Con gli alleati che abbiamo, che ci hanno dato tutto quello che abbiamo chiesto, ma ci vuole energia con questi alleati, solo l'energia di Umberto Bossi è riuscita ad ottenere quello che volevamo. Abbiamo dato più potere ai sindaci. Abbiamo deciso di coinvolgere i cittadini che vorranno partecipare assieme alle forze dell'ordine a controllare il territorio, a segnalare i clandestini, a segnalare chi vuole rubare e impedire a costoro di delinquere. Ci hanno accusato di voler tornare alle camicie nere,
noi vogliamo consentire ai cittadini che vogliono partecipare di partecipare. Li abbiamo chiamate associazioni, volontari per la sicurezza, ci hanno risposto che sono le ronde. Ebbene sì, vogliamo le ronde, se è così. Chiamiamole col loro nome, non abbiamo paura delle parole. Noi siamo gente concreta che guarda la sostanza e non alle chiacchiere. Tra poche settimane l'ultimo di questi provvedimenti sulla sicurezza, il disegno di legge, verrà approvato dal Parlamento e io ho già pronto il regolamento che consentirà a tutti coloro che lo vorranno, secondo quelle regole, ai cittadini, di affiancare le forze dell'ordine nelle città per migliorare il controllo del territorio, per aumentare la sicurezza dei cittadini. Tutto il resto sono chiacchiere, sono palle che non ci interessano, non ci riguardano e non fermeranno la nostra azione. Andremo fino in fondo. L'abbiamo fatto per la sicurezza dei cittadini, l'abbiamo fatto per la criminalità organizzata. Mai come in questo anno abbiamo ottenuto risultati straordinari contro la mafia. Abbiamo sequestrato beni per oltre 4 miliardi e mezzo di euro, più del triplo rispetto all'anno precedente. Abbiamo catturato oltre 170 pericolosi latitanti, abbiamo messo in galera tanti criminali mafiosi. Questi sono fatti, non chiacchiere. Questi soldi vengono messi subito a disposizione delle forze dell'ordine perché possano controllare meglio il territorio. Quando sequestriamo le macchine, le grosse macchine dei boss mafiosi, fino a qualche anno fa sapete cosa succedeva? Venivano prese, messe in un deposito, lasciate lì addirittura per anni, pagando prima che potessero essere utilizzate, e quando si andava a prenderle ormai erano dei ferri vecchi. Noi abbiamo fatto una cosa importante: quando sequestriamo le macchine dei boss mafiosi gliele diamo subito alla polizia e ai carabinieri perché le utilizzino subito e facciano vedere ai boss mafiosi che il frutto dei loro delitti viene utilizzato contro di loro. Ma è soprattutto sul contrasto all'immigrazione clandestina che ci siamo dati da fare, ci siamo rimboccati le maniche. È stata dura, vi posso assicurare, trattare con i governi dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, con la Tunisia, l'Algeria. Mi sono sentito più ministro degli esteri che ministro dell'interno, con la Libia. Ma alla fine, come diciamo noi, chi la dura la vince, anzi, come dice la Lega, chi ce l'ha duro la vince. E siamo riusciti ad ottenere un risultato mai ottenuto: bloccare i clandestini. Da un mese, da quando abbiamo fatto il primo respingimento, non è più arrivato nessuno. Ho solo un rammarico in questo, che quei 30 o 40 persone che a Lampedusa si occupavano del centro di immigrati, adesso hanno perso il lavoro, non c'è più un solo clandestino a Lampedusa. Mi spiace per loro, ma sono contento per tutti i cittadini che vedono che la Lega finalmente riesce a ottenere dei risultati straordinari. Riesce a fare i miracoli, come no, quello li fai solo tu, noi riusciamo a fare le cose concrete, ma i miracoli non ancora. Ebbene, noi continueremo in questa strada, in questa direzione, non ci facciamo impressionare. La Spagna l'anno scorso ha fatto 10.000 respingimenti e nessuno ha detto niente, né il Vaticano né le Nazioni Unite. Noi ne abbiamo fatti 500 e ci hanno fatto un mazzo così. Non ci interessa, continueremo come abbiamo fatto perché la strada è giusta.